Benvenuti a Vivi Giappone! Finalmente siamo arrivati al traguardo dei 50.000 iscritti e io vi ringrazio tantissimo perché ovviamente è tutto merito vostro, è un traguardo grandissimo, 50.000 sono tantissimi, sono metà di quelli a quel punto che appunto a 100.000, ma sono 50.000 persone vere iscritte al canale, io sono veramente contento di questo. Inoltre siamo arrivati a circa 10 milioni e 700.000 visualizzazioni totali, che è un numero allucinante per me. E quindi ho pensato di fare un bello special per questi 50.000 iscritti con la top 5 dei video più visti sul canale e la top 5 dei video migliori secondo me, dando qualche informazione particolare, dando qualche retroscena di questi video uno per uno. Ora, io punto anche tra l'altro ad arrivare a 10.000 iscritti su Instagram per poter interagire meglio col canale, quindi vi chiedo di iscrivervi alla pagina Instagram, vi lascio il link, ma bando alle ciance, iniziamo! Ho preparato un foglietto come per gli Oscar. La prima classifica di cui voglio parlarvi è quella appunto dei 5 video più visti sul canale. Partendo da sotto, il quinto è con 124.573 visualizzazioni, spesa al mercato giapponese del 10 maggio 2015, quindi parecchio tempo fa. Questo video partì subito benissimo, in verità. Ero appena tornato da Giappone, ero arrivato, pensate, il 1º aprile, ed è quindi questo è uno dei primi video della nuova andata di Vivi Giappone. E riuscii a farlo in maniera particolare, nel senso, lo feci con il permesso del supermercato. Questo perché da vari anni, dal 2012, io collaboravo con la Coop di Miyagi, con la Seikyo di Miyagi, che dopo l'11 marzo 2011, il terremoto, invece aveva ricevuto degli aiuti economici dalla Coop italiana del Veneto. Quindi ero stato introdotto da una mia amica e mi avevano chiesto di tradurre ogni 6 mesi era un bollettino in cui raccontavano la ricostruzione di Ishinomaki, perché soprattutto era la Coop di Ishinomaki, e per mandarlo poi in italiano alla Coop del Veneto. Ed è stata veramente una bella cosa. È stato un bel video. Al tempo però muovevo spesso la telecamera, muovevo troppo, quindi decisi di fare un remake con spinacio fatto molto meglio, più lungo, più dettagliato in Full HD senza tremolii, qualche anno più tardi, non so se voi ricordate. Comunque un bel video, uno dei primi nel suo genere, ha lanciato poi una moda allucinante, ma io devo dire, sono stato pioniere, ed è quindi quinto. E invece abbiamo al quarto posto con 150.763 visualizzazioni un super classico, il video nel Shibuya 109 di Tokyo, del 14 agosto 2008. Questo lo sapete tutti, ne abbiamo parlato tantissime volte in tantissimi video e anche live. È il video che ha fatto partire tutto. Era il primo viaggio in Giappone, eravamo dei miei amici, eravamo entrati dal 109, ero un ragazzino di 20 anni, come tutti i miei amici insieme a me. Super, vediamo queste ragazze bellissime. Ho detto facciamo il video. C'ho una telecamera appena comprata. Ho fatto il video ed è stato subito un successo. Non so, era una YouTube che era appena nata, una YouTube che ancora doveva avere un'identità. Il video schizzò in verità in quella che erano le tendenze dell'epoca del 2008 ed è arrivato adesso a 150.000 ed è tuttora il quarto video più visto. Devo ammettere, è un video in cui usavo un linguaggio troppo colorito e l'ho tolto il linguaggio. Adesso c'è soltanto la traccia audio di una canzone messa da YouTube, ma voglio dire, è lì, è il video classico, cioè l'origine di tutto. Quindi questo qua veramente, grandi ricordi, 11 anni fa. Al terzo posto, con 460.014 visualizzazioni, invece abbiamo pizzaioli giapponesi seri. Questo video, pubblicato l'11 marzo 2017, in cui andai con Raffo e Elena, prima da Gennaro e poi da Rocco, a intervistarli e a mangiare la loro pizza, capitò pure questo in un momento perfetto. Non so perché in quel momento l'algoritmo di Google apprezzava, l'algoritmo di YouTube apprezzava le pizze, tutte le pizze in Giappone. Sono usciti nello stesso periodo altri video sulle pizze in Giappone, il video salì sull'onda giusta e è arrivato adesso a 460.000. Ora, la cosa ridicola fu però che il povero Gennaro aveva la maglia di Higuain. Ora, a me del calcio non frega niente. Fatto sta che, nonostante fosse un video, è un video tuttora con un messaggio ben chiaro: il fatto che i giapponesi amano l'Italia, amano la cucina italiana, la fanno,
pensando a tutti i dettagli e creo delle bellissime pizze, la maggior parte dei commenti erano sulla maglietta di Higuain, una cosa veramente un po' ridicola, però forse anche questo ha aiutato il video a crescere. Un video secondo me molto bello che rappresenta il rapporto tra Italia e Giappone, anche se solo a livello di pizze. Poi entriamo nei pesi massimi, al secondo posto con 1.150.969 visualizzazioni, l'appartamento giapponese di 10 metri quadri dell'11 giugno 2015. Il mio vecchio appartamento, un video che è arrivato 1 milione, e non è stato il primo video perché quello arriveremo dopo è quello che ha superato il milione per primo, ma di casa mia, il mio appartamento. E è particolare il fatto che un video del mio piccolo appartamento di 10 metri quadri, poi alla fine ero 18, sono andato a scoprire, abbia fatto 1 milione di visualizzazioni. Quindi c'era anche questo, uno dei primi video, perché appunto l'11 giugno 2015, uno dei primi video girati appena tornato a Sendai. Eppure quello ha iniziato ad andare subito molto bene. Ma non mi aspettavo dei numeri tali arrivati a questo punto, anche perché ci sono stati anche questo caso è stato messo online nel momento giusto, il momento in cui comunque stava rinascendo l'ondata di video sul Giappone. Io ero arrivato, tornato nel 2015 e stavo ripartendo, avevo preso bene l'onda, ma poi sono stati negli altri anni, gli anni dopo, altri video sugli appartamenti giapponesi che sono andati molto bene e l'hanno trainato. Quindi insomma, anche in questo caso, al momento giusto, nel periodo giusto, vabbè, la stessa cosa, comunque il video giusto al momento giusto, e 1.150.000 persone sono state a casa mia e mi hanno insultato un sacco di insulti, gente frustrata che si incazzava, ma meglio così, perché questo poi ha aiutato le interazioni del video. E vabbè, devo dirvi la verità, 4 anni in quell'appartamento, mi ero parecchio stancato, sono contentissimo di essermi spostato, però sono stati 4 anni bellissimi. Al primo posto, ovviamente, con 4.598.710 visualizzazioni, un numero allucinante, 280 kg, taglio tonno bestiale dell'11 luglio 2018. Questo video lo sapete tutti, lo conoscete, molti sono iscritti al canale anche per quel video, è stato allucinante, è bestiale veramente, come il tonno da 280 kg. È schizzato subito, anzi non subito, non è vero, è schizzato subito, perché all'inizio si era fermato sui 6.000, sulle 6.000 visualizzazioni, 7.000 visualizzazioni, poi improvvisamente ha preso un treno. Io vedevo, ci sono giorni in cui il video faceva 4.000 visualizzazioni all'ora, 4.000 all'ora, una cosa allucinante. E come funziona il fatto? Che anche in questo caso, momento giusto, algoritmo giusto, video giusto. Perché notavo un traffico proveniente da tutto il mondo, proveniente da tutto il mondo, sono andato a vedere i video correlati che portavano al mio video. E ho scoperto che c'era, soprattutto in quel periodo, tutto un canale, vari canali di tagli di pesce particolari, di video sulla, non so, sul tonno anche, c'erano anche vari video sul tonno, sullo stesso Maguro Kodetai, che nello stesso periodo andavano tantissimo su YouTube. YouTube l'ha preso nel suo algoritmo e l'ha lanciato ed è diventato allucinante. Anche in questo caso tante polemiche, molti mi hanno rinfacciato il fatto che durante il video c'è un sacco di commenti durante il taglio del tonno, però che vi devo dire, sarà lo stile mio, il video l'ho fatto così e se è arrivato a questi numeri va benissimo così, perché è veramente una cosa mai vista. Questo video non è uno dei migliori sul canale, ma è stato veramente bestiale, tanto quanto i 280 kg. E c'è una particolarità su questo fatto, che è ritornato il padrone di Sushi Zammai quest'anno, quest'estate, a Sendai. Io il video l'avevo girato con ARITV, la TV web TV qui di Sendai. Quest'anno però non ho saputo niente dell'arrivo del signor Zammai, me l'ha detto Chiharu, passare vicino al negozio, l'ho beccato e ci ho fatto la foto insieme, che ve la lascio qui la foto, ma non mi aveva avvertito nessuno. Poi è spuntato fuori un video con una ragazza indonesiana, un video impostato esattamente allo stesso modo del mio, ma vabbè, sono cose che succedono. Queste quindi erano i 5 video più visti del canale. Come vedete sono belle visualizzazioni, sono grandi numeri, ma non sempre i video più visti sono i migliori. Questi sono buoni video, sono bei video, ma quelli che per me sono i migliori sono altri del canale. Vedete, dissero da solo è brutto, ma per quello che l'ho fatto, per il mio lavoro, che secondo me sono stati i lavori migliori che ho fatto, sono quelli che vi faccio vedere ora nella classifica dei migliori video di Vivi Giappone secondo il sottoscritto.
Quindi iniziamo la classifica al quinto posto, non per importanza, comunque perché lo devo mettere al quinto posto, con 3.754 visualizzazioni, Il vero Giappone a Minami Sanriku del 27 ottobre 2018. Questo video molto importante secondo me. L'ho fatto con una collaborazione, era su commissione, perché hanno fatto un tour su... stanno costruendo un tour su questo giro che faccio vedere. Sono molto importante perché uno, Minami Sanriku appunto è stata completamente devastata dallo tsunami e ho potuto vedere i danni, rendermi conto a livello umano di come è stato il danno e di come le persone si stanno riprendendo, intervistando tantissime persone del luogo. L'intervista, per dire, al maestro della danza Shishiodori, che è allo stesso tempo un pescatore, di un allevatore di ostriche. La doppia intervista, che in verità ero molto stanco il giorno prima, ho intervistato come insegnante di danza, il giorno dopo come allevatore di ostriche, che non mi ero reso conto all'inizio che era la stessa persona. Pessimo. Però la sua storia, cioè questa storia di questo pescatore che insegna anche un'arte che sta per sparire ai bambini di una città distrutta dallo tsunami, è stata molto toccante, una storia veramente bella. Questa è bella anche la storia della signora che ha quel ryokan davanti al mare, che ha visto il mare alzarsi durante lo tsunami e che non si è arresa e ha continuato invece a stare lì, a rimanere lì per cercare di aiutare le persone che venivano a fare volontariato, le faceva stare nel suo albergo gratuitamente durante il post disastro, una storia veramente di umanità eccezionale. E così come la storia della vecchia scuola elementare trasformata in un albergo. Questo è uno dei, a livello di contenuti e anche di costruzione del video e anche di esperienze proprio nella mia vita, uno dei migliori video veramente mai fatti. Al quarto posto invece abbiamo a pari merito due video girati in verità nello stesso periodo. Uno è da 20.024 visualizzazioni, L'arte del sushi spiegata da un maestro, il 22 ottobre 2017 è stato pubblicato, e l'altro con 16.147 visualizzazioni, Tatuaggi in Giappone, tutta la verità, del 16 settembre 2017. Girati nello stesso periodo, con le stesse persone, con Raffo, Selene e Elena, L'arte del sushi secondo me è un bellissimo video, perché mentre ci sono tantissimi video su YouTube Italia sul sushi, nessuno aveva mai intervistato un maestro di sushi, nessuno aveva mai intervistato un sushi man giapponese. Io ho avuto l'occasione di farlo, questo grazie al mitico Sagara. Noi andavamo spesso da Fukizushi con Sagara, ci invitava spesso a mangiare il sushi eccezionale lì, e andandoci varie volte sono entrato in sintonia sia con il padrone sia con il sushi man, con l'Itamae-san, e ho chiesto a un certo punto: sentite, io faccio video in Giappone, faccio questi video, vorrei fare un'intervista su come si fa il sushi, come si diventa sushi man, qual è il percorso. E loro hanno approvato e ho preso al vaso l'occasione, e secondo me una bellissima testimonianza, e devo ringraziare veramente tantissimo Sagara. Il secondo video, invece, appunto, Tatuaggi in Giappone tutta verità, ha una situazione molto simile. In verità, quella volta sono stato introdotto da un professore straniero della Tokyo University del mio corso. Lui conosce molto bene il tatuatore che ha fatto il tatuaggio a Selene. In verità erano anni che volevo fare questo video, perché insomma tutti parlano di tatuaggi in Giappone, tutti parlano dei problemi dei tatuaggi in Giappone, come vengono visti in Giappone, ma nessuno ha mai portato una testimonianza, io dico su YouTube Italia sempre, di un tatuatore che ci spiega la situazione di per sé. Finalmente, quando, cioè io ero anni che dovevo farlo, già da quando per esempio c'era Piera, però Selene decise di farsi poi il tatuaggio, e riuscimmo a organizzare la cosa e riuscì a fare finalmente il video di intervista al tatuatore. Secondo me una testimonianza pure questa è importantissima, perché finalmente sentiamo dal punto di vista di un esperto del settore come si fanno i tatuaggi in Giappone, perché i tatuaggi in Giappone sono visti male, com'è la storia dei tatuaggi in Giappone. Secondo me è eccezionale, e non lo dico perché l'ho fatto io, lo dico perché sia nel caso del sushi che nel caso del tatuatore sono degli artigiani, sono degli esperti, sono persone che fanno del loro lavoro la loro vita, che ci raccontano come funziona dal loro punto di vista. Non sono io, sono loro. Questa è una cosa molto importante, che io posso raccontarvi le cose con vi pare, posso cercarmi le informazioni come mi pare, ma se ce lo racconta qualcuno che lo fa di mestiere
è tutta un'altra cosa. Il problema comune a entrambi i video è l'audio, che è andato malissimo. Sia nel caso del sushi, dell'arte del sushi, sia nel caso del tatuatore, infatti i rumori di fondo erano fortissimi, ho cercato in tutti i modi di coprirli, finendo poi per rovinare in verità l'audio, quindi è molto vattato, è molto brutto, è una cosa che mi dispiace molto, perché questi sono video che non si possono rifare facilmente, quindi è uno dei grandi rimpianti, ma li reputo due video eccezionali che meritano il quarto posto. Al terzo posto, la leggenda del Namazu. La leggenda del Namazu, video che volevo farvi da una vita, ovviamente la ricerca che ho fatto alla Tohoku University per 4 anni in totale, e vi ho promesso tantissime volte di farlo. La leggenda del Namazu, secondo me, è molto importante anche quella, ma io dico proprio la vera leggenda del Namazu. Oltre ad essere il mio tema di laurea qui a Sendai, e anche il tema del dottorato che adesso sta in stand-by, è importante come storia per il Giappone, per raccontare il Giappone e il rapporto del Giappone con i terremoti attraverso l'immagine di questo Namazu. Farlo è stato molto impegnativo perché ovviamente è un tema importante, un tema che portato alla tesi, quindi ho cercato di essere il più preciso possibile, ma di condensare una tesi di centinaia di pagine in pochi minuti, e anche a livello di montaggio è stato molto impegnativo, quindi con solo 3824 visualizzazioni, in verità mi dispiace molto, speravo facessi di più, ma comunque è uno dei miei preferiti. Al secondo posto, con 7334 visualizzazioni, c'è Vera mummia giapponese Soku Shimbutsu, del 23 luglio 2017. Questo secondo me è allucinante anche questo, cioè brutto dirselo da solo, però sono video con, cioè, che non ha fatto nessuno, cioè, lo so che cioè, questa è una puntata molto autoreferenziale ovviamente, ma io mi sto incensando da solo, però la mummia Soku Shimbutsu, cioè andarla a visitare, io ho fatto poi le cose tutte bene, allora volevamo andarci da tanto tempo, Selene soprattutto voleva andarci, io avevo fatto per una professoressa dell'Università di Yamagata una traduzione di una sua conferenza che avrebbe fatto in Italia, da giapponese all'italiano, sul Soku Shimbutsu, ed ero molto interessato alla cosa una volta letta. Selene voleva andarci, una sera stavamo con, pure con Raffo, stavamo da Bonten, parliamo con Kyusan, il barman, diciamo il master di Bonten, lui dice va bene, organizziamoci, andiamo con la macchina mia, perché si può andare soltanto con la macchina mia sul Monte Yodono, e andiamo. Io chiamo quelli del tempio, dico sentite, io sto arrivando, io faccio video YouTube, vorrei fare un video, è possibile? Loro mi danno l'ok, mi dicono addirittura che di solito non danno l'ok ai media giapponesi, ma se si tratta di uno straniero in verità sì. Quindi prendo l'ok per fare video, andiamo. Ci racconta questa storia allucinante, uso la conoscenza che avevo avuto tramite la traduzione del testo della professoressa, sento anche la testimonianza del monaco che esagera un po' dicendo che è l'unica vera Soku Shimbutsu, probabilmente non è così, io sento la campana di chi mi permette di fare insomma il video, insomma loro mi hanno detto così, il posto in cui si trova il Soku Shimbutsu. Io gli do credito, poi forse non è veramente l'unica originale, ma comunque è una Soku Shimbutsu, è un monaco automummificato, una cosa mistica, è stata un'esperienza allucinante. Eppure questo video, mi dispiace dirlo, soltanto 7334 visualizzazioni, che è un po' un peccato. Ma al primo posto, finalmente, abbiamo quello che secondo me è il video che mi è venuto meglio, e anche questo non grazie a me, ma grazie al soggetto del video. Con 90.911 visualizzazioni, quindi un bel po' di visualizzazioni, e sono molto contento, Le armi del suocero samurai, 14 luglio 2018. Il papà di Chiharu che mi fa vedere la sua personale collezione di katana, di armi giapponesi, e me le spiega nel dettaglio, mi fa vedere tutto, mi spiega ogni cosa a livello, mi monta e smonta una katana davanti agli occhi, mi fa vedere come si usano. Tra l'altro ecco il titolo, ho messo il suocero samurai, ancora non siamo sposati io e Chiharu, ma il titolo ovviamente è messo per avere più impatto, per essere più veloce, per far capire subito di che stia parlando il titolo, quindi insomma perdonatemi me, ma insomma ci sposeremo presto, cercherò di fare il mio meglio. Ma il concetto è che il papà della mia ragazza, super reverente, come posso dire, molto giapponese, molto tradizionalista, come avete potuto anche vedere il video, ma che si apre a me, mi dà la possibilità di
filmare sia in casa sua, non solo a casa sua, ma di farmi far vedere una, la collezione è per lui importantissima, mi permette di mandarla in onda, di caricarla su internet, su YouTube. Per me è una cioè, oltre ad essere un'esperienza anche questa eccezionale, mentre filmavo ero estasiato, ho imparato anch'io un sacco di cose, è una cosa fuori dal normale secondo me, cioè una cosa veramente bella sia a livello di contenuto sia a livello simbolico. Veramente secondo me questo è il miglior video di Vivi Giappone. Ma ce ne sono altre centinaia, ma questa è la classifica che ho deciso di stilare io. E questi quindi erano i 10 video, 11 a dire la verità, un po' barato, della mia classifica, sia dei video più visti sia dei video che mi piacciono di più. Come vi ho detto, non sempre i più visti coincidono con quelli più belli secondo me, ma a decidere è il pubblico e anche l'algoritmo YouTube e un sacco di altre cose. Che ne direste di dirmi nei commenti quali sono i vostri 5 video preferiti di Vivi Giappone, spiegandomi anche perché, e io veramente cercherò di rispondervi come sempre. Di nuovo grazie mille per questi 50.000 iscritti, per questo traguardo. Io ora continuerò dritto fino a 100.000 almeno, spero di arrivarci il più fretta possibile, perché insomma per me è importante, lo sapete, YouTube per me è una cosa molto importante, è diventato un hobby, che è diventato più di un hobby, una cosa in cui io metto tutto me stesso e cerco di mandare avanti senza sosta da ormai tanti anni. Ovviamente il fatto delle visualizzazioni, qualcuno potrebbe dire: Davide, guardi solo le visualizzazioni, non contano solo le visualizzazioni. Oltre alla passione ci sta anche tanto impegno, ci sono tante ore che io dedico a questi video, e se li faccio perché voglio che le persone li apprezzino. Ovviamente se sono brutti non li devono apprezzare, però voglio che arrivino al più grande numero di persone, ok? Credo sia una cosa normale, insomma, credo sia una cosa naturale. Detto questo, vi ringrazio ancora, vi lascio tutti i link per tutti i social, soprattutto iscrivetevi a Instagram, mi fareste veramente un grande piacere. E come sempre, da Vivi Giappone è tutto, a frappè. Grazie mille ragazzi, ci vediamo come sempre la prossima settimana.